Ciao! Allora, oggi in Parleremo un questo po' di video contouring. Contouring applicato però sul naso, quindi su come modificare le diverse tipologie di naso. Ho intenzione di iniziare a fare un po' di video un pochino più specifici, proprio su come utilizzare bene alcune tecniche per modificare diversi tipi di viso, diversi tipi di Me naso. l'avete chiesto in tante sia su YouTube che su Facebook, quindi insomma credo sia una cosa che vi interessi abbastanza. Io ho pensato di farlo utilizzando questo libro, che è il libro che usavo quando insegnavo in accademia, che è Diventare esperti di trucco di Stefano Anselmo. Ve lo faccio vedere di modo tale che se insomma abbiate poi piacere di prenderlo, magari perché volete averlo anche voi, insomma io vi farò vedere tutto da qua. Allora, ho pensato di farvi vedere e di spiegarvi passo passo tramite le illustrazioni che ci sono sul libro. Nel caso in cui non vi dovesse bastare, vorreste vedere anche una prova pratica di come mettere appunto in pratica quello che vi dico, fatemelo sapere e vedrò insomma di farvi anche il video. Ho pensato fosse meglio farlo tramite il libro perché secondo me rimane un pochino più chiaro perché avendo io un unico tipo di naso, un unico tipo di bocca, non riuscirei a farvi vedere bene, insomma, tutto quanto. Però ci si può arrangiare, quindi fatemi sapere. Intanto proviamo a fare questa prova così, poi vediamo un attimo come va, nel caso vi appunto vi metto anche i video di pratica. Allora, questo è il capitolo sul naso. Partiamo dalle cose fondamentali, vi avvicino un attimo. Allora, qua è rappresentato il nostro naso in sezione. Se non avete nessun tipo di problema, chiamiamolo, nessuna particolarità da nascondere o da modificare sul viso, sul naso, scusatemi, il contouring classico da fare è questo qua, cioè io non faccio nient'altro che andare a contornare lateralmente il mio naso con lo scuro, quindi con il punto d'ombra, e andare a mettere in evidenza invece il ponte del naso con il mio punto luce. Allora, per quanto riguarda zone d'ombra e zone di luce, io vi consiglio di utilizzare le polveri. Le polveri, se siete un pochino meno esperte all'inizio perché vi costruite voi il colore piano piano, l'intensità di colore è un pochino più facile da sfumare. Poi, man mano che avete preso la pratica, che avete preso mano nel fare il tipo di correzione che più si adatta al vostro tipo di naso, vi consiglio magari di iniziare a fare queste correzioni con i diversi tipologie di fondotinta, perché rimane un effetto molto più naturale col fondotinta. Applicando un fondotinta più chiaro qui e un fondotinta più scuro qui, il risultato è lo stesso, però rimane un pochino più naturale. Però all'inizio, vi ripeto, vi consiglio le polveri, prendete sempre pochissimo prodotto e applicatelo. A me piace applicarlo col pennello da sfumatura perché il pennello da sfumatura rilascia un po' meno colore e lo sfuma bene, quindi l'effetto è molto più naturale. C'è chi invece piace applicarlo con il pennello a lingua di gatto, quindi insomma vedete voi come vi trovate meglio. Comunque questo è quello da fare nel caso in cui il nostro naso sia normale. Da quest'altra parte è riportato il naso in sezione, vedete? Praticamente questo qui sarebbe il ponte del naso, queste le zone laterali, qua ci dovrebbero essere le narici in teoria. Quindi vi dice, naso normale, io non faccio nient'altro che andare a contornare lateralmente e lasciare il punto di luce centrale. Se il mio ponte del naso, che è questa zona qua, dovesse essere eccessivamente largo e quindi io voglio farlo risultare un pochino più sottile, quindi restringere questo campo qui, che cosa faccio? Anziché andare a mantenere il colore in questa zona, quindi su quella naturale, lo porto leggermente all'indentro, quindi parto leggermente più verso l'interno con il mio colore scuro e sfumo sulla narice. Di conseguenza, che cosa succede? Vedete, la
il mio reale osso partirebbe da qua, però io tramite il trucco lo faccio otticamente, ovviamente perché è tutto un effetto ottico, lo faccio partire un pochino più all'interno. Quindi che cosa succede? Che il mio naso non sembrerà più largo così, ma sembrerà più stretto. Vedete la differenza? Idem se voglio fare il contrario, se io ho un naso troppo stretto e voglio farlo sembrare più largo, non farò nient'altro che iniziare il mio contouring, quindi il mio punto, la mia zona d'ombra più esternamente rispetto a quella che è il mio reale osso. Ok? Allora, ho preso un attimo la telecamera in mano, quindi se l'immagine non è molto ferma, scusatemi, ma è l'unico modo per farvi vedere bene. Allora, questo è il caso del naso all'insù. Ora, il naso all'insù è un po' soggettivo, nel senso che c'è gente che ricorre alla chirurgia plastica per farselo un pochino alla francesina all'insù, c'è gente a cui invece non piace e vuole correggerlo. Questo è il modo per correggere il naso all'insù. Cioè, che cosa faccio? Una volta che ho effettuato tutto il trucco del viso, vado a creare una zona d'ombra proprio sulla punta. In questo modo, che cosa succede? Otticamente il naso sembrerà meno appuntito, perché che cosa succede? Le zone d'ombra vanno a infossare, a nascondere e a camuffare. Le zone di luce invece vanno a mettere in Sottolineano. evidenza. Poi, questo qui invece è il caso del naso che io chiamo l'avatar, in realtà si viene definito naso greco. Il naso greco è quello che non presenta il ponte del naso, cioè non presenta qua l'incavatura, cioè rimane praticamente dritta qua in questa zona. Quindi scurendo leggermente qui, che cosa faccio? Vado a creare otticamente una specie di fossetta in questa zona che farà sembrare il mio naso più, vedete com'è qua? Che c'è la fossetta, farà sembrare il mio naso meno dritto, meno piatto. Eccolo qua. Nel caso invece di un naso molto lungo, le cose da fare sono diverse. Io adesso vi dico qualcosina così vi spiego brevemente. In realtà il discorso da fare in questo caso è un pochino più lungo, magari vedremo di farlo poi in un altro video. Comunque il naso lungo solitamente è presente in certe tipologie di viso, che sono i visi molto lunghi. Grazie alla tecnica dei chiaroscuri noi abbiamo la possibilità di modificare il viso. Esistono proprio due tecniche che si chiamano tecnica di allungamento e tecnica di accorciamento del viso. Lo vedete anche qui. Tramite queste tecniche riusciamo appunto ad accorciare o ad allungare un viso a seconda dei casi. E quando si tratta di accorciare un viso, solitamente le caratteristiche fondamentali sono una fronte molto ampia, un naso molto lungo e un mento appuntito. Nel caso del naso lungo non si fa nient'altro che questo, vedete? Si va a scurire la punta e la narice, di modo tale che otticamente sembri che il naso si ferma qui anziché qui, cioè che il naso finisca qui anziché qui. Quindi lo vado ad accorciare. In realtà, però, per rendere meno artificiale questa modifica, bisogna strutturare tutto il trucco del viso in un determinato modo. Quindi, che cosa si fa? L'occhio si trucca molto nella zona sottostante, le ciglia inferiori. Si cerca sempre di non dare mai forme allungate al trucco, ma di mantenere sempre una forma del trucco molto lineare, molto orizzontale. Perché? Perché andiamo a creare proprio diverse zone, diverse fasce orizzontali sul viso, di modo tale da accorciarlo. Immaginate di indossare una magliettina a righe orizzontali. Solitamente che cosa fa? Vi accorcia e vi allarga. Quindi, come faccio a creare queste zone orizzontali sul mio viso? Parto dal trucco degli occhi, appunto, vi ripeto, si trucca tanto sotto l'occhio e solitamente si lascia la rima, la waterline, la rima interna pulita.
truccando tanto l'occhio sotto, che cosa succede? Che io accorcio otticamente sempre la distanza tra la fine del mio occhio, che non finirà più qui, ma finirà qui, dove finisce il trucco, tra la fine del mio occhio e la fine del mio naso. In questo modo il viso sembrerà più corto. Ok? E poi si va a scurire la fronte nella zona alta, sempre in maniera dritto orizzontale, creando queste zone, quindi lo scurire la fronte, l'occhio truccato in maniera dritta, scurire la punta del naso, tutto sembrerà, il viso sembrerà più corto. Poi lo vedremo bene nel dettaglio quando vi parlerò delle diverse tecniche, però è importante che voi lo sappiate perché se voi mi andate a scurire la punta del naso perché lo avete lungo e poi mi andate a fare un trucco del genere, quindi un occhio molto allungato, tendente verso l'alto, un po' da gatta, la vostra correzione del naso non sembrerà più naturale e reale. Spero di essere stata chiara, non è un argomento molto facile da affrontare, specialmente tramite i video, però c'è sempre il box informazioni, scusatemi, c'è sempre modo di lasciare commenti sotto, quindi al massimo vedremo di fare poi Un'altra degli cosa altri video con... fondamentale sono anche le sopracciglia per il naso lungo, perché anche il punto di partenza del sopracciglio va a definire il naso. Quindi se io accorcio, abbasso il punto di partenza del mio sopracciglio, ovviamente il naso sembrerà più corto, perché il mio naso partirà dal punto di inizio del sopracciglio fino alla fine. Se io invece alzo il punto di partenza delle mie sopracciglia, ovviamente diventerà più lungo il mio naso. Vedete? Quindi, perché il naso lungo sono molteplici i fattori da tenere a mente. Posizione delle sopracciglia, quindi leggermente più basse, di modo che sembri più corto. Scurire la punta e trucco del viso tendenzialmente orizzontale e waterline libera e molto trucco invece, molte sfumature nella Per rimaciglia il naso un po' a inferiore. patata, invece, Questo è il modo giusto per correggerlo. Quindi, che cosa si fa? Si va proprio a ricreare col trucco il naso ideale. Quindi vado proprio a scurire tutta la zona della punta e vado a scurire anche bene le narici, di modo tale che il naso sembrerà più stretto e più slanciato. Ragazze, queste sono le nozioni fondamentali. Io mi auguro veramente che questo video non sia stato confusionario. Adesso vedrò durante il montaggio, insomma, se si capisce o meno qualcosa. Io comunque lo metto online perché veramente me l'avete chiesto in tante. Però mi raccomando, fatemi sapere se avete capito, se sono stata chiara, se avete bisogno di vedere in pratica come farlo. Ok, così. Insomma, cerchiamo un attimo di capire bene in che modo vanno strutturati queste tipologie di video, che è la prima volta che inizio a fare. Insomma, vorrei che fossero il più chiare possibili. E ho bisogno che voi mi aiutate, insomma, che mi diciate cosa ne pensate e cosa vorreste. Ok? Aspetto i vostri commenti e spero che vi sia stato d'aiuto. Al prossimo video. Ciao!